venne definita la più grande impresa di Roma Capitale, quella di costruire sul Monte Esquilino, a pochi passi dall'allora nuova stazione Termini, un intero quartiere. Nonostante la maestosità del progetto, il rione fu presto pervaso dal degrado, a detta di molti a causa della nascita nel 1901 del mercato che occupò il parco della centrale Piazza Vittorio Emanuele II, dove ogni mattina affluivano da ogni quartiere i romani più poveri per fare la spesa. Il mercato Squilino, l'ex Piazza Vittorio che stava intorno al giardino, diciamo che si presentava Roma, Roma in tutti i sensi, Roma di Pippina, di Giuseppina, la Roghetta, i Bolli Vivi, eccetera, e qua là. Finalmente nel 2001 il mercato Esquilino, così nuovamente denominato, venne spostato nella vicina via Giolitti, al coperto e con strutture più adeguate. Ma con il passare del tempo, di romani in giro se ne cominciarono a vedere sempre di meno. Mamma mia, memoro, memoro, bene, cosa che all'orto sta. Via mia, cerco, mi dono, sì. Prendi più italiano, poco poco. Sono rimasti tutti stranieri, perché hanno finito tutti i Bangladesh, egiziani, gente, italiani non vengono più a fare spesa. Al mercato Esquilino non stupisce trovare l'amara zucchina bangladese che pulisce il sangue, l'ocra indiana, il murungai pakistano o il chayote messicano. Solo qui si possono trovare spezie e prodotti gastronomici provenienti da lontano. E fagioli brodotti e Messico, come ceci e Pakistan, pure Messico, pure c'è la bistacchi Iran, quella italiana gente compra di più. C'è tanti paesi, Grecia, Italia, Olanda, Norvegia, Francia, tutti i paesi arriva pesce. Come non sorprende incontrare macellai musulmani che trattano la carne di maiale. Allora io lo vendo perché la religione non mi permette di mangiarlo, ma permette di mangiarlo nel caso di sopravvivenza o per qualche motivo. Tutto questo avviene in una piazza dove le imprese avviate da extracomunitari sono in continua crescita e la convivenza tra le diverse culture in uno spazio così ristretto lascia perplessi nel credere che si stia parlando proprio di Roma. Il mercato di Piazza Vittorio o lo si ama o lo si odia, e lo stesso vale per la sua gente, i suoi odori, la zona in cui è collocato. Al di là delle opinioni, non si può non considerare come un simbolo di integrazione che dimostra essere un luogo comune il fatto che i romani abbiano pregiudizi nei confronti degli stranieri. E Roma, come sempre, con affetto raccoglie il straniero, proprio abbracciarlo. Ma da un
sociale non è difficile perché è una questione di sapersi porre. Da un punto di vista ambientale è più difficile, ma non dipende da loro né da noi. Non si devono però trascurare i problemi che questa multietnicità comporta. Alla crisi economica a cui devono continuamente far fronte gli italiani si aggiungono le incongruenze delle autorità. Questi non gli fanno pagare tasse, non gli fanno pagare l'impresa, non gli fanno pagare niente. A certo punto comprano a 50 per una 60. Io non posso fare. Ognuno ha pensato a modo suo. Integrati abbastanza bene. Io con loro, loro con me. Siamo integrati. Mamma mia, me moro, pena, cosa che l'orto sta. Via mia, c'è sta la salvia, sì, la voglia la posso da. Mamma no, mamma no, non è buona per male che c'ho. Ciao.